Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone e oggi andremo a aprire questo pacchettino proveniente da Cubez. Questo è un unboxing tranquillo di quelli estivi. Infatti andiamo a vedere subito che abbiamo ricevuto un bellissimo Master Morphix. Sembra di sì dalla figura. Come vedete è targato con la marca Sengso, quello che ha prodotto anche il 12x12 che vi ho portato sul canale. Questa è la confezione. Andiamo a vedere subito come gira. Eccolo qua. Ecco il nostro Master Morphix. Vediamo quanti strati ha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo ragazzi è un 6x6 Master Morphix. Assurdo, veramente assurdo. Andiamo a vedere come gira. Ok, le facce girano molto bene, lisce, non c'è nessun tipo di attrito che blocca il movimento. Si muovono molto bene, devo dire. Come vedete è un puzzle stickerless, non esiste, non credo l'abbiano prodotto anche con plastica nera o bianca con gli sticker, ma c'è esclusivamente così stickerless. Guardate ragazzi com'è piccolino questo angolo qui, è bellissimo, è piccinissimo, sembra che non esista neanche. Guardate, se metto il cubo così e nascondo questo pezzo, sembra che non ci sia l'angolo, vedete? Potete fare una sorpresa ai vostri amici. Vabbè, parte le cose bischere. Tra l'altro del Master Morphix dovrà avere anche gli altri componenti della famiglia, cioè il 3x3, 4x4, andiamo a vedere se li ritrovo. One eternity later. Eccoli qua, 3x3, 4x4 e 5x5. Ho tutta la famiglia al completo. Ah, forse mi manca il 2x2 qui accanto. Dovrò rimediare a questo punto. Comunque, per quanto riguarda le differenze, vedete che questo l'ho preso veramente tanti anni fa, quindi è completamente diverso come colorazione rispetto agli altri, quindi non so se faranno un reboot di questo 3x3 Master Morphix. Comunque sono tutti e quattro della Sengso. Poi i restanti, questi qui come vedete hanno bene o male la stessa colorazione. Come vedete sono molto simili. Per quanto riguarda la grandezza, devo dire che i 4x4 e 5x5 sono molto simili, mentre il 6x6 Master Morphix è veramente molto più grande rispetto al fratello minore. Tra l'altro sembra appunto che la Sengso abbia deciso di utilizzare come brand ormai famoso Sengso, perché anche questo qui è prodotto sotto quel nome, quindi probabilmente da ora in poi produrranno tutti i cubi sotto la marca Sengso, a quanto pare. E niente, io direi adesso di mischiarlo, perché almeno si guarda com'è tutto bello mischiato, che è la cosa che mi diverte di più in un cubo. E poi so che anche voi non vedete l'ora di vederlo tutto mischiato, lo so, vi conosco. Ragazzi, ma che bestia è? Guardate che bestia, veramente. Cioè, non ho parole. Non assomiglia per niente al cubo di partenza. Che bestia, guardate là. Cioè, io sinceramente non riesco a rivedere il cubo di partenza. Sì, ok, qui potrebbe essere già un pezzo risolto, però diciamo così, non è più risolto. Ok, e guardate là, che cosa stupenda. Ora non lo so, ma anche a voi piace mischiare cubi per vedere com'è da mischiato? A me piace un casino, perché insomma mi dà quell'idea di confusione che poi dovete sistemare. Non so se lo fa anche a voi. Cioè mi viene voglia di risolverlo poi adesso. Ecco, quando vedo un cubo mischiato la prima cosa che penso è di risolverlo. Questo è quello che penso di questo puzzle. Veramente molto bello, guardate. Poi anche qui si vede l'angolo in rilievo, perché ovviamente deve stare così, mentre gli altri angoli vedete che sono piccolissimi. Tra l'altro, se volete, ho fatto anche il tutorial su come risolvere il 3x3 di questo Master Morphix e lo trovate nel mio canale, così magari vi può dare dei suggerimenti se non sapete cosa fare o se volete risolvere il Master Morphix di gradi superiori tipo questo qua. Bello, bello veramente. Penso che adesso mi metterò a risolverlo con molta calma, ovviamente, quindi senza avere grosse pretese sul tempo.
Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre mi raccomando, lasciate tanti tanti mi piace, che mi fa sempre tantissimo piacere. Se volete acquistare questo cubo vi lascio il link qui sotto in descrizione. E io ringrazio ancora Cubez per avermelo inviato. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.